ragazze dovrebbero sembrare tutte sexy manti di religiose milanesi con fianchi più striminziti della maggioranza parlamentare italiana. Babbo, quagli uomini fornuta, non c'è sta niente da mangiare, ia da venne, se potete, altrimenti vi dobbiamo portare in gattabuia. Clancy, che cosa stai facendo? Tu sei uno di noi! Tene ragione, Lu, portami dentro! No, maronna mia, Lu, pare che ti diverti a così. Faccio il lavoro mio, come sta? Mi piace come fa il teser, Lu! Homer Simpson. Presente. Scusatemi, permesso. Fate passare. No, torni indietro. Permesso, scusate. Eccoci qua. Sto arrivando. Che cosa desideri? Libero su cauzione. Signori, ringraziate questa donna che si è battuta per tutti noi, anche se è troppo secca. Grazie, anche se io credo che la cosa peggiore per mio marito sia stata entrare nel vostro gruppo. Ci penso io. Che senso ha una vita lunga se uno non se la gode? Homer, tu devi scegliere. E io credo che la scelta sia molto chiara. Ragazzi, ho deciso. Io torno lì con voi. Dentro le pance. Casa. Chi sta portando in groppa il nonno? Non lo sappiamo. Sì. Mamma, che cosa succede? Perché Homer non c'è? Hanno fissato la cauzione a peso. Ha scelto di passare la notte in prigione con degli estranei invece che con me. Mamma, io e Lisa abbiamo imparato che possiamo risolvere i problemi con le canzoni. Lisa, scriviamo una cosa per far cambiare idea a Papo. Credi davvero che sappiamo scrivere una canzone così? Volevo solo uscire dalla stanza, mi stavo troppo sbomballando. Ah, cacchio, credevo che scrivere un'altra hit fosse più facile. Sarebbe stato meglio se non avessi accartocciato la carta prima di scriverci sopra. Basta giudizi, basta battute. Non permetteremo di farci sentire meno di, perché noi siamo di più di. Ma come? Mi avevate promesso niente matematica. Homer, voglio dire una cosa estremamente importante. Alla maniera delle donne, abilmente attraverso qualcun altro, bambini. Parti, Bart. Parti tu. L'ho detto a te. Mi rifiuto di accettarla. Iniziate la canzone. Non siamo riusciti a scriverla, siamo campioni una tantum. Ma forse è un crimine. Guardate J.D. Salinger. Franny e Zoe. Il cubo di Rubik. Il serpente di Rubik. Charles M. Charles. E qui mi fermo. È colpa sua, ha tolto il gangsta rap dalla canzone. Beh, tu sei l'unico gangsta che va a letto alle 9 di sera. 9:30 da quest'estate, l'ha detto mamma. Ah, bambini, basta litigare. Oh, continuate a litigare, non mi importa. Papino, scusa se ho tentato di aiutarti a controllare il tuo peso. Non sono più sicura di niente ormai. Scusa se ho aperto bocca. Marge, non è colpa tua se non puoi vincere contro un essere superiore come Albert. Però Marge, voglio che tu non smetta mai di volermi bene. Come puoi seguire un leader che non si alza dalla sedia? Marge, stai dimenticando il più grande leader di guerra americano costretto sulla sedia a rotelle, il professor X degli X-Men. Ma non è che il professor X non si volesse alzare, è che non poteva. Ti faccio vedere io chi può alzarsi. Esatto, non ho bisogno di questo scooter. Tutti voi, venite, seguitemi nel futuro! Oh, santo cielo, tiratelo su col muletto, è morto.